In questo video parleremo della storia di Internet, sia dei motori di ricerca sia dei browser, e cercheremo di esaminare quale sia il migliore. Per farlo dobbiamo partire da lontano. Come nasce Internet? Il concetto nasce con Nikola Tesla, il quale aveva ipotizzato un sistema wireless mondiale di connessioni telematiche, e gli diedero del pazzo. Ouellette e Bush sostennero che fosse possibile progettare un sistema di ricerca mediatico negli anni 30. La prima forma di Internet come connessione, e come la conosciamo, era un progetto sovietico, LOGAS, date alla mano nato prima di ARPANET. LOGAS nasce dall'idea del genio sovietico Glushkov, il quale era un fervente marxista, sapeva recitarlo a memoria, e che fu lui ad avere l'idea di connettere tutti i computer in Unione Sovietica in una sola rete per scambiare informazione, attraverso un network a tre anelli con un server centrale a Mosca. Proponeva 200 terminali centrali e 20.000 terminali nelle zone principali, che avrebbero comunicato usando le linee telefoniche. Vi ricordo che per l'epoca era futurismo puro. Ma per Glushkov questo serviva non solo a scopo militare, per lui Internet doveva servire a realizzare pienamente il marxismo e a condividere informazioni con tutti, permettere di diminuire la burocrazia usando il digitale e di creare una società senza denaro, perché il credito sarebbe stato virtuale, decenni prima che PayPal nascesse. Gli diedero del pazzo e il progetto venne abbattuto dai dirigenti stalinisti del partito in quanto non marxista. Eh sì, me lo ricordo proprio il passaggio di Marx in cui dice che schifo i computer che condividono risorse. Sta accanto al passaggio di Marx che adora la tirannia liberticida e il passaggio in cui è conservatore, sono tutti lì. Decisamente, insomma, un paese fedelissimo a Marx. Comunque, un altro tentativo socialista di Internet fu il progetto CyberSyn, del presidente comunista democraticamente eletto Allende, il quale voleva collegare 500 telex per raccogliere i dati da tutti i dispositivi delle fabbriche per misurare con precisione i flussi energetici, la produttività, gli sprechi di risorse e trasmetterli a due mainframe centrali. Questo sistema avrebbe dovuto incoraggiare non una sorta di statalismo orwelliano, bensì il libero scambio di idee e la partecipazione lavorativa attraverso un sistema emergente che doveva imitare il sistema nervoso. Quando la giunta militare di Pinochet prese il potere indemocraticamente e depose Allende, ispirandosi all'iperliberismo del crudele Friedman, distrussero CyberSyn. E arriviamo quindi ad ARPANET. Il progetto che doveva unire tutti i computer militari e universitari americani. Per questo Internet prende ovunque, perché l'esercito americano era in tutto il mondo, su tutti i mezzi, aveva bisogno di un ottimo mezzo. Nel 69, noise, venne inviato il primo segnale da un computer all'altro, e il messaggio era login, e ci fu un crash. Che meraviglioso, proprio la storia di Internet sin dalle origini. Prima c'erano 4 computer, poi 23. Venne creato un consorzio per stabilire i codici di comunicazione, potremmo chiamarla la costituzione di Internet, senza la quale la comunicazione tra computer non sarebbe possibile, devono parlare la stessa lingua. ARPANET divenne poi fuso con PRNET, il sistema radio americano, e SATNET, quello satellitare, cosa che gli diede ancora più copertura. La Francia creò un suo sistema Internet personale, Minitel, che venne poi connesso con quello americano, arrivando a 1000 computer. L'Italia, da Pisa, fu il quarto paese, grande onore. E varie altre nazioni si unirono man mano, con la nascita dei domini .it, .fr e così via, espandendo la rete e con la nascita dei primi forum e anche il primo hack della storia. Un errore nella lettura delle mail, che all'epoca erano lentissime, mandò in crash l'intera ARPANET. Quando nacque l'UNIX, to Unix Protocol, era nato un programma per far comunicare i computer Unix, il famoso Usenet, un internet esterno ad ARPANET, ma i due in seguito vennero uniti. Negli anni 80 nacquero le prime aziende che si offrivano di, a pagamento, far accedere le persone comuni ad internet. E questo causò lamentele dagli scienziati, che si chiesero se veramente una cosa così preziosa come internet dovesse essere aperta alla privatizzazione e alle famelicche aziende, temendo che queste un giorno avrebbero potuto oscurare siti scomodi, raccogliere dati dai propri utenti, creare bias nelle ricerche e nei contenuti. Ma come sappiamo, una cosa simile non è mai avvenuta. Ricordiamo che Internet è nato dal pubblico, mai dal privato, e che le aziende private, che si arricchiscono grazie ad Internet e ai sussidi governativi. Tutte le mega corporation di Internet hanno ricevuto sussidi dal governo per usare una tecnologia del governo e non hanno mai ripagato niente, e ci hanno pure lucrato sulle nostre informazioni. Ed evadono pure! Nel 96 i computer connessi divennero 10 milioni. Prima soltanto i più ricchi potevano permetterselo, ma poi con il tempo si arrivò a 200 milioni di persone. E non era neanche il 2000. Ed ora parliamo di browser. Come si cercavano le cose su internet? Le prime forme erano dei semplici programmi in iperlink, puramente testuali. Navigare su internet era dunque difficile e noioso. Un informatico creò il World Wide Web, che doveva fare da programma adatto a navigare mettendo i siti in ordine. Per distinguerlo dal World Wide Web, ossia internet, cambiò nome in Nexus e rimase dominante per molto tempo. Venne poi superato da Mosaic,
i cui fondi furono dati da Al Gore, che permetteva di visualizzare le immagini. A sua volta, Mosaic venne superato da Netscape, ispiratosi a Mosaic, e in perenne aggiornamento. Netscape aveva un dominio assoluto perché era facile da usare e venne comprato da AOL, che in origine era un host per i giochi multiplayer in Commodore 64 e che divennero i pionieri di internet fornendo vari servizi. La AOL, tra l'altro, ha comprato HuffPost, e uno dei suoi fondatori ha poi creato BuzzFeed, diviso in varie testate a seconda di quello che porta, che è un sito creato con il preciso intento di generare e diffondere contenuti virali, e infatti fanno un sacco di soldi usando contenuti generati dalla community. La AOL divenne così ricca che arrivò ad una fusione con Time Warner, i rivali di Disney per dirci. Ma l'azienda iniziò a fallire e la fusione venne fermata. Perché? Perché Microsoft intervenne creando un programmino chiamato Internet Explorer, che era installato di default su Windows, il sistema operativo più diffuso del pianeta, e che quindi schiacciò Netscape e fece fallire l'azienda che venne comprata da Verizon, di cui parliamo dopo. Explorer divenne quindi il re assoluto, ma Netscape non si arrese. Alcuni programmatori rilasciarono il codice sorgente. E da questo, come una fenice che rinasce dalle ceneri, nacque il progetto Mozilla Phoenix, che poi divenne Firebird e poi Firefox, la più grande rivale di Explorer, che proponeva di essere gratuita e open source. Explorer dominò a lungo, ma si adagiò sugli allori, e non venne aggiornato così spesso, e questo lo rese più lento. E intanto nacque Google, e dobbiamo parlare ora di questi, iniziando, come sempre, da lontano. Due informatici crearono un portale semplice da usare, che ordinava in modo efficace i siti, un sito che indirizza ad altri siti praticamente. Si chiamava la Guida al World Wide Web, che venne poi ribattezzata Yahoo. Yahoo era il search engine prediletto e dominava, ed era anche l'acronimo di Yet Another Hierarchically Organized Oracle. Yahoo divenne enormemente ricca e iniziò a creare un portale, ossia la home page si riempiva di siti consigliati, il che era utile per la pubblicità, ma generava molta confusione nelle ricerche. Yahoo è infatti nota anche oggi per essere piena di divisioni: search, mail, finances, maps, messenger, groups, photos, che poi divenne Flickr, music, sports, movies, weather, e soprattutto answer. Forse la parte più famosa di Yahoo, anche se oggi probabilmente non se la ricordano molti. Due informatici, altri due dico, pensarono di creare un browser. Si convinsero che le ricerche non andassero ordinate in base a quante volte quella pagina conteneva la parola chiave, bensì sulla base di quanti link vi rimandassero. Insomma, più una pagina è linkata in giro, più è importante, evidentemente. Internet come cooperazione delle connessioni e condivisione, non come competizione e chiusura. Crearono quindi Google, che si rivelò estremamente efficace e molto migliore e veloce, pur essendo in beta e pulito a differenza dei portali, al punto che iniziò a preoccupare i piani alti di Yahoo. Google propose a Yahoo di farsi comprare, ma Yahoo rifiutò sdegnosamente, dicendo che chiedevano troppo. Tempo dopo Google era cresciuto e Yahoo propose di comprarlo ad un prezzo molto più alto, ma Google rifiutò. Yahoo era in piena decadenza. Microsoft propose di comprarli e Yahoo rifiutò perché riteneva di valere di più. E alla fine vennero comprati ad un prezzo molto più basso, anni dopo, da Verizon. E che cos'è Verizon? La Bell Telephone Company era l'azienda che univa tutte le telecomunicazioni degli Stati Uniti nell'Ottocento, fondata da Alexander Bell, quello del telefono per intenderci. L'azienda divenne così grande che qualcuno si chiese: ma tipo è un monopolio? Dovremmo frantumarla? E gli ultraliberisti: no, non potete farlo! Vedrete che smetterà di crescere da sola e anzi non dovrebbe neanche esistere un sistema simile. Venne separata in varie compagnie. E una di queste era quella sud-occidentale, le Baby Bells si chiamavano. Quando però i repubblicani salirono al potere, tolsero molte delle restrizioni antimonopolistiche e la sud-occidentale, che era la più ricca, si espanse e iniziò a comprare quasi tutte le aziende precedenti, diventando di fatto un nuovo oligopolio, chiamato Verizon. Wow, è pazzesco! È come se certi politici proprio non vogliono imparare dalla storia! Incredibile! Allucinante! Yahoo, nei suoi primi anni di gloria, ha comprato Tumblr, l'image board nemica di 4chan per eccellenza. Mi chiedo se c'entrino qualcosa con i bundle porn. Ma ormai era il declino. Yahoo iniziò a usare Google, ouch, e una ex dirigente di Google divenne CEO della compagnia. Basta, è già morta, basta! E andò incontro a diversi licenziamenti, fino al 14% dei suoi dipendenti. Internet si è ingrandito sempre di più, arrivando nel 2010 alla prima connessione diretta nella base spaziale internazionale e arrivando a più di 3 miliardi di utenti in tutto il mondo. Torniamo a parlare di Google, che nel frattempo era cresciuta enormemente e creò il proprio browser, Chrome, da affiancare al motore di ricerca. Chrome era più veloce e ottimizzato di Explorer, che venne dimenticato, ormai sinonimo di computer vecchi, ancora con Windows XP. Microsoft stessa lo abbandonò completamente, creando una copia moderna, Edge, che però non riusciva a superare Explorer per un bel po', che ha avuto un passato così glorioso. Eppure io non dimentico Explorer, e il divertimento che avevo agli inizi fu
Fui uno degli ultimi ad abbandonarlo, tra l'altro, e a chiedergli di scaricare, con dolore, Chrome. Google crebbe moltissimo ed iniziò a comprare varie aziende, tra cui YouTube. Ho già fatto la storia di YouTube, e quindi vi rimando a quel video, ma YouTube fu il colpo di fortuna e divenne ricchissima. Google purtroppo ha questa abitudine, faccio lo speedrun del criticare il tuo datore di lavoro e venire bannato ad Incredible Like Speed, che loro comprano o fondano aziende a caso, e poi se hanno successo le tengono, come YouTube. Se falliscono le strangolano sul nascere. Google ha infatti un cimitero pieno di applicazioni interessantissime, ma poi lasciate a morire molto presto. Anche se spesso solo per sostituire le conversioni più moderne. I Google Glass ci provano da tempo a farli in varie forme. Oppure quando capiscono che la concorrenza non si batte, come con Google Plus con Facebook. Mamma mia quanto mi manca Google Plus. Tu potevi bloccare le persone bannate. Cioè non solo erano bannate, ma non le vedevi più in giro su YouTube e loro non vedevano te come su Facebook. Cazzo, il paradiso abbiamo perduto. Google è famosa per aver generato Android, il sistema operativo più diffuso su smartphone, parzialmente open e parzialmente free. All'impero di Google appartengono anche Google Immagini, Google Maps e i correlati Google Sky, Google Moon, Google Mars e la Street View che tutti usano, Google Drive e Google Docs e gli altri servizi annessi per rivaleggiare con Office, la famosissima Gmail, Pixelbook Go, che sarebbe un tablet, e Chrome OS, un sistema operativo, AdSense per guadagnare con le pubblicità, e Google si piglia il 50%, maledetti, e Stadia, l'orribile sistema di cloud gaming che ha sbagliato tutto, ma dico tutto. Tra i defunti abbiamo invece Hangouts, che funzionava benissimo, ma come sempre le vie di Google sono misteriose, Google Allo, che doveva rivaleggiare con WhatsApp, Google Answer, indovinate con chi doveva competere. Google è così potente che oggi si usa dire googling invece di cercare, e il suo impero economico è unito nella holding Alphabet. Google, come ogni azienda nella storia dell'umanità, è partita come i piccoli buoni e poi è diventata il gigante cattivo. Rispettano l'ambiente, tanto che pianificano di diventare zero carbon, investono con Facebook affinché internet si diffonda nel mondo e costi meno del 5% della media mondiale di reddito, e hanno investito nell'intelligenza artificiale DeepMind. E il suo motto era Don't be evil, poi cambiato in Do the right thing. Notare che bastardi, perché il cambiamento è sottile, adesso puoi anche farle le cose sbagliate, se il fine giustifica i mezzi. E infine hanno tolto del tutto il motto. E questo è il famoso capitalismo etico. Google è stata coinvolta nel progetto Maven, cioè usa i suoi dati per rendere più precisi i droni militari, e moltissimi dipendenti hanno chiesto di smettere subito, e in effetti hanno smesso. Ma hanno partecipato anche al PRISM, il progetto dell'NSA con cui si spiano i cittadini, e ora stanno cercando, pur di guadagnare in Cina, di creare una versione censurata chiamata Dragonfly. Sono stati multati dall'Unione Europea per comportamenti monopolitici, avendo favorito i propri servizi nelle ricerche, stanno nascondendo gli ads tra le ricerche normali sempre meglio, e un recensore tecnologico ha trovato più di 11.000 tracciatori in una sola settimana in Chrome, anche da siti privati. Don't be evil, eh? Discuteremo ora di quale motore di ricerca, il sito che ti unisce i siti quando cerchi le robe, e quale browser, il programma che ti interfaccia ad internet sul computer, siano migliori. Ma partiamo subito dicendo che ce ne sono miliardi e che sono quasi tutti inutili, perché sono o copie di altri o progetti minuscoli con poche persone e un codice molto scarno. Solo i più famosi e potenti hanno qualcosa che li contraddistingue e gli garantisce un successo. In questo video confronteremo quindi Safari, Firefox, Waterfox, Opera, Vivaldi, Lunascape, Chrome, Google, Edge, Bing, Brave, Ecosia, DuckDuckGo e Yasi, che per me sono i migliori. Cominciamo subito distruggendo Safari, perché Apple, ragazzi, discorso chiuso. E Apple, non usatelo, non date niente a quei disgraziati di Apple che vendono roba iperprezzata dal valore inferiore alla concorrenza, come questo, in un ecosistema chiuso e dalle pratiche orribili che neanche rispetta la privacy così come dicono. Inoltre, fuori dall'ecosistema Mac, è francamente inutile. Passiamo a Lunascape, un browser che contiene tre motori di ricerca insieme: Gecko di Mozilla, WebKit da Safari e Trident da Explorer. Per via di queste caratteristiche ha delle ottime referenze ed è anche esteticamente molto retro, ma non ha decisamente abbastanza per rivaleggiare con gli altri. Passiamo ad Opera, sicuramente un ottimo browser, amato da molti. Ma da quando non c'è più Opera Turbo e da quando ha cambiato layout non piace più a molti, e ha da problemi con i VPN. Inoltre ricordiamo che Opera tecnicamente è solo un proxy. Per questo molti preferiscono Vivaldi, nato da ex ingegneri di Opera che hanno ripreso alcuni suoi elementi e li hanno combinati con Chromium, che è un browser open source ispirato a Chrome nelle sue abilità. Il problema di Chromium è che, come Chrome, non è il top della sicurezza e conserva le password, la privacy, scusate, conserva delle password salvate in modo che siano leggibili nel GUI, da frequenti bug, e gli utenti si sono lamentati chiedendo una master password, ma gli sviluppatori continuano a non volerla mettere e ha delle vulnerabilità.
Per questo, infatti, l'Ubuntu prima usava Chromium e ora usa Firefox. Inoltre, Vivaldi non è open source e la navigazione non è fluida come gli altri. Restano dunque 5 browser: Firefox, Waterfox, Chrome, Edge e Brave, e 5 motori di ricerca: Google, Bing, DuckDuckGo, Yasi ed Ecosia. Game of Thrones, proprio. Ed eliminiamo subito Waterfox, perché è una copia di Firefox basata sul Chromium e ha pochissimi update. Come sapete, io sono un amante dell'open source e del free source. Per me, a dispetto del dogma moderno, la realtà dei fatti è un'altra, e che il commerciale non è sempre meglio. Esiste una cultura della cooperazione invece della competizione, del file sharing, del peer-to-peer, dell'economia partecipativa, del copyleft, della hacking culture e dei sistemi operativi Linux, e ho sempre difeso queste cose. E per questo motivo per me il browser ideale è gratis, è sicuro come privacy, ed è il più open source possibile. Per questo motivo Yasi e Firefox si scontrano su quale debba essere il mio consiglio per questo ambito. Adoro Yasi perché è decentralizzato, è creato veramente da zero e massima sicurezza per gli utenti. Ma c'è un ma: il suo meccanismo di ricerca non è il migliore del mondo ed è manipolabile da ricerca di massa volendo. Come ho detto mille volte, non esiste la combinazione perfetta tra privacy e comodità. Sono due opposti. Più privacy vuoi, meno comodità avrai. Più comodità vuoi, più informazioni devi dare. Yasi non lascia niente di te, però nelle sue ricerche non è preciso. Per questo motivo preferisco Firefox. Ma allora, se non vuoi usare Google o Bing, cosa usare? DuckDuckGo o Ecosia? C'è da dire che entrambi mantengono altissima privacy e sono molto customizzabili. E sono molto sicuri in entrambi i sensi e utilizzano Google senza fargli sapere le vostre informazioni. E Google glielo consente perché in questo modo da un lato non lo accusano di essere monopolistico e dall'altro rivaleggia con Bing. Ciò che mi spinge a preferire Ecosia è il fatto che è ambientalista e man mano che ricerche con i fondi della pubblicità, assolutamente anonime, vengono piantati alberi in zone selettive del pianeta. E quindi ci siamo, signori. Quale sistema vincerà? Google con Chrome, Bing con Edge o Ecosia con Firefox oppure Brave? È forte il movimento del The Google, che critica Google per i motivi detti sopra e spinge le persone a passare subito a Firefox, trasferendo tutte le estensioni, preferite le password lì, per smettere di essere spiati. Ma ci sono un paio di cose da dire. Da un lato, Google, ricordiamo che Chrome ha un record per il numero di hacker respinti e per avere un'architettura solidissima. Questo lo ammettono anche gli amanti più estremi di Firefox. E per questo Edge di recente è diventato Chromium. Chrome viene aggiornato costantemente ed è compatibile con tutte le estensioni, essendo il più usato browser che ci sia. Su Firefox diverse estensioni non ci sono. Sono gli standard del web a determinare come questo funziona e un browser li deve supportare il più possibile. Ora, Google supporta 555 standard, Firefox solo 488. Questo è un dato oggettivo e indiscutibile che spiega come mai la navigazione con Chrome è più ottimizzata e fluida. Inoltre Chrome può essere customizzato per mantenere molta più privacy. E di contro Firefox si è di recente aggiornato, diventando Firefox Quantum, con un processore multicore, doppia velocità e 30% di memoria usata in meno, cosa che avvantaggia su Chrome, che mangia la RAM peggio dei miei giochi su Steam. Su Firefox le security keys però purtroppo non funzionano, l'autofill di LastPass non funziona e la navigazione in termini di vantaggi e svantaggi, come velocità, a volte è superiore, a volte inferiore a quella di Chrome. C'è un testa a testa, come ho detto, ognuno di loro ha dei vantaggi e degli svantaggi. E l'utente comune interessa una navigazione fluida e veloce, e in quella Chrome resta imbattuto. E quindi parliamo di Edge, il ritorno di fiamma di Explorer. Su Edge è possibile mutare le tab da un'altra tab. Si può avere una preview della tab, ha il supporto nativo per la realtà virtuale e permette con Set di combinare diverse app. Cioè, come sapete, Microsoft sta puntando ad unificare i sistemi telefonici, portatili, fissi e Xbox, quindi i programmi adesso sono app, in una sola finestra. Segnatevi le mie parole, questo è il futuro. Fare tutto da una sola app. In una finestra sei su YouTube, nell'altra finestra sei su Word e stai scrivendo. Permette inoltre di rendere i siti web delle app su Windows 10 e di leggere i PDF. Per quanto riguarda Bing, è alla base sia di Yahoo sia dei sistemi Apple. Hai capito, i nemici di una volta, ma le ricerche di Google restano migliori. E infine parliamo di Brave. Brave è nato da un ex programmatori sostenitori di Mozilla. È molto veloce e utilizza un ad blocker nativo, può bloccare gli script e i cookies se stabili per sito, e ha un sistema molto innovativo per evitare le pubblicità. Una criptovaluta in cui ognuno, se vuole, può donare ogni mese e quei soldi saranno divisi ai siti in base a quanto vengono visitati da te. E li manda, per esempio, su YouTube direttamente allo YouTuber, bypassando Google, anche se non ho capito benissimo questa cosa come funziona. Infine, Brave, che è già estremamente attento alle privacy di suo, permette di aprire finestre con Tor,
che è il più sicuro in assoluto dei browser e con cui navigare nel deep web. Signori, siamo ad una sorta di pareggio. Da un lato Chrome con Google, semplicità e velocità è customizzabile, dall'altro Brave con Ecosia, privacy e sicurezza assoluti, e in mezzo c'è Firefox, che offre un po' di tutte e due, e poi c'è Edge, che è molto innovativo ma non ha nulla di rivoluzionario. Io per questo motivo non mi sento di darvi un consiglio unico, bensì tutti e quattro a seconda di quello che farete. Se dovete navigare nel deep web o fare cose decisamente che non volete che Donald Trump le sappia, usate Brave con Ecosia. Se siete interessati alla navigazione quotidiana e veloce, usate Chrome con Google. E se siete totalmente anti-Google, ma non volete passare radicalmente a Brave, potete usare Firefox. Mentre Edge, io signori non riesco a sconsigliarlo, ma non trovo un pubblico preciso. Io onestamente lo uso sul mio Surface Go 2, visto che è ottimizzato per Windows e mi trovo molto bene. Decidete da che parte stare, oppure usateli tutti e quattro contemporaneamente. Tanto siamo su computer, quindi la memoria non è un problema. Vi lascio il link Amazon del libro di Snowden, Errore di Sistema, in descrizione. Se i miei video ti piacciono, dai un'occhiata al mio TP, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio dei premi. In descrizione trovate anche il mio libro e le magliette. Se questo video ti è piaciuto, ti metti a mettere mi piace ed iscriverti al canale. Ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video.